Mengoni e Madame in TV Morgan? No grazie, doppio rifiuto. Morgan è pronto per tornare in televisione con una nuova trasmissione tutta per sé. Il suo sarà un vero e proprio one-man show incentrato su quattro fra i più grandi poeti che la storia della musica italiana abbia mai conosciuto. Stramorgan, questo è il titolo del format, andrà in onda su Rai 2 a partire dal 10 aprile e metterà al centro un'analisi storica e musicale estremamente approfondita di personaggi del calibro di Umberto Bindi, Domenico Modugno, Lucio Battisti e Franco Battiato. Al fianco di Castoldi in questa nuova importante avventura televisiva ci saranno anche Pino Strabioli e una serie di ospiti per ora non ancora confermati. Proprio a proposito di ospiti, tra l'altro, già si sa che il mattatore di Stramorgan ha ricevuto due pacchi molto importanti, da un lato quello di Marco Mengoni. Fresco della vittoria del Festival di Sanremo 2023 con Due vite, dall'altro quello di Madame. Le voci di questi due no eccellenti circolavano online da diverse ore ed erano state riportate in anteprima da Giuseppe Candela su Dagospia. Oggi, ad ogni modo, Morgan ha confermato i pettegolezzi, cercando di spiegare perché avrebbe voluto entrambi gli artisti con sé e perché ha ricevuto un netto rifiuto da parte di entrambi. In un'intervista esclusiva concessa nelle scorse ore al magazine TV Sorrisi e Canzoni, parlando del suo ex pupillo di X Factor 3, che portò alla vittoria, Marco Mengoni ha raccontato: "È una persona con cui ho avuto molto a che fare, perché ha iniziato con me, e che ho criticato anche recentemente. Volevo capire se aveva compreso le mie parole o se ne fregava, se era intenzionato ad approfondire. È Marco Mengoni. Però non ha accettato. Ecco, io parlo solo di non ospiti." In effetti, negli ultimi anni Morgan non ha rivolto parole particolarmente carine nei confronti di Mengoni. Secondo Castoldi, l'artista di Ronciglione si sarebbe un po' fatto assorbire da un sistema musicale molto costruito. Morgan, inoltre, ha proprio di recente dichiarato che tutte le sue ultime canzoni sono un po' vuote. Ma non soltanto Mengoni, per l'appunto, ha rifilato un palo a Morgan. Anche la cantante veneta autrice di Il bene nel male ha detto no alla partecipazione a Stramorgan. A proposito, Castoldi ha aggiunto: "Anche su di lei ho usato parole che non sono piaciute. Prima ha detto che sarebbe venuta, perché il nostro dialogo non si era interrotto, poi mi ha rivelato che le mie critiche bruciavano così tanto che non avrebbe partecipato. Le ho chiesto scusa. Devo dire che mi dispiace molto. Con lei ci sarebbe stato qualcosa di grande." In effetti, Morgan con Madame si era espresso in termini davvero poco carini, parlando della collega. Castoldi aveva dichiarato che si dà tante arie e si crede un genio. Non pago. Morgan aveva accusato Madame di averlo copiato. Qui le dichiarazioni di Castoldi: "Io non penso che lei sia un genio, però penso di esserlo. Madame ha copiato Altrove, che è un mio pezzo. Lo ha fatto in modo ridicolo, io gliel'ho scritto. Le ho detto, Madame, che cavolo hai fatto?" E lei mi ha risposto: "Io ti venero, ti adoro, ti cito. Prendo spunto. Nasco con la tua musica." Ah, ok, grazie.